Benvenuto e un grazie a Joey. Capisco che fare questo esercizio sulla vocalizzazione potrebbe imbarazzare, soprattutto se è la prima volta e se siete un po' sotto stress, rigidi, con una certa corazza addosso. Per cui vi suggerisco di farlo in un ambiente sicuro, e da soli e senza nessuna distrazione esterna, ovviamente. L'importante è che non pensiate che sia qualcosa di inefficace o da sottovalutare. E non ha niente a che fare con meditazioni, pratiche ascetiche o spiritualità, invece è un esercizio molto pratico, pragmatico. Io sono sempre stato molto pratico e pragmatico nella mia vita, sia come atleta, quindi nello sport, e sia anche come coach e trainer nel settore del fitness, wellness, della crescita personale e medicina olistica. Oggi il respiro e la gestione dell'energia personale è una vera e propria materia di studio, è un corso speciale nel Dipartimento Wellness and Wellbeing che dirigo all'European School of Economics, con studenti provenienti da tutto il mondo. Ed è anche un protocollo educativo nelle scuole, grazie al movimento no profit mondiale Global Wellness Day, ed è anche una formazione avanzata nelle imprese e nelle organizzazioni. Quindi niente di più serio, importante e prioritario. Questo è molto importante e ci tenevo molto a dirlo. Quindi proseguiamo quindi con la pratica della vocalizzazione. Siamo arrivati alla lettera E, guarda caso, proprio che faremo vibrare in questa zona, nella zona della gola, quindi, che è la nostra sede anche della comunicazione in questo senso. Per cui è una zona molto importante, sicuramente. Sotto stress, le persone che fanno fatica a comunicare, che hanno difficoltà ad esprimere le proprie emozioni, eccetera, bloccano molto questa parte, per cui si sente anche nella voce tutto questo, e quindi è un test che possiamo fare. Vi ricordo sempre che è importante rilassarci perché dobbiamo far vibrare, per cui più siamo rilassati, più non c'è tensione, più non c'è contrazione nelle parti del corpo e più quindi riusciamo, quindi quando l'aria esce fuori, a far vibrare questa zona senza appunto incontrare il blocco e quindi liberando energia e facendo fluire l'energia poi in tutto il nostro organismo. Questo è molto importante, quindi la vibrazione serve a questo. E non è un esercizio per la voce, non è un esercizio per cantare, per capirci. Quindi un esercizio sempre sulla propria salute e benessere, con l'accento sull'essere. Per cui oggi possiamo fare, inizierò prima io, la E in questa parte della gola, e quindi un bel profondo inspiro prima. E poi. Oltre a rilassare questa zona, cercate anche di rilassare la mandibola e tenere quindi la bocca rilassata e leggermente aperta. Quindi non stringere la mandibola, altrimenti non riuscite a far vibrare ovviamente la zona. Lo rifacciamo un'altra volta. Facendo uscire completamente tutta l'aria, quindi 7-8 volte, ma anche di più, come volete voi, come vi sentite. L'importante è non forzare mai, rilassarvi e far vibrare. Vi aspetto nel prossimo video per fare l'ultima lettera della vocalizzazione e poi andare avanti nella seconda parte con qualche cosa veramente di speciale. A presto.